Invito virtualmente qua a fianco a me Valeria Pappalardo. Ciao Valeria. Ciao Alessandro, grazie, grazie. Benvenuta, sono proprio molto Grazie. contento. Lascio a te un'introduzione. Chi sei? Cosa fai? Raccontaci un po' chi è Valeria Pappalardo per chi non ti conosce. Allora, io sono una atleta paralimpica con la sclerosi multipla. Partiamo innanzitutto da questo, perché in questo momento della mia vita è quello che mi connota, diciamo, in maniera più forte. Ho ricevuto la diagnosi di sclerosi multipla nel 93, avevo 25 anni, subito dopo la laurea. È stata, insomma, una diagnosi, manco a dirlo, pesantissima. È stato un macigno che mi è arrivato sulla testa. E allora ho interrotto, pensando erroneamente che la sclerosi multipla e lo sport non potessero convivere. Ho interrotto, dicevo, lo sport, pur essendo io in precedenza una sportiva, avevo fatto pallavolo e tennis. Ho interrotto lo sport perché mi sono spaventata, ho continuato la mia vita, ho lavorato in tutti questi anni, ho sempre, come dire, vissuto senza, pur vivendo l'evoluzione della malattia, ho cercato di, come dire, di impedirle di fermare il resto della mia vita. Nel 2017 ho incontrato una rappresentante del CIP Toscana, il Comitato Paralimpico, in una sede dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, e lì l'ho guardato con aria sognante e ho detto: vabbè, sono tornata a casa e ho detto a mio marito: ho deciso di riprendere lo Bravo. sport. È ripartito il tuo sogno, il Sì, tuo impegno, il tuo sogno. sì. Tra l'altro, appunto, hai citato questo incontro avvenuto nella sede dell'associazione, verso cui tu hai comunque fin da subito avuto anche un impegno, no? Mi raccontavi del tuo impegno, hai iniziato con la scherma, se non sbaglio, nel Sì. 2018, sei stato testimonial, magari se vuoi dirci Sì. qualcosa che. Sì, ho iniziato appunto l'associazione ha questo, è presente a 360 gradi nella vita delle persone con sclerosi multipla e di tutti quelli che stanno intorno, sia per quanto riguarda il finanziamento e lo sviluppo della ricerca, ma anche per il supporto che può andare da quello psicologico a quello sociale a quello neurologico. E quindi allora, tra l'altro, quando ho iniziato la scherma, raccontare la mia storia all'associazione, raccontarmi come prima schermitrice agonistica in Italia con la sclerosi multipla, mi ha aiutato anche a, come dire, a togliere il muro dietro il quale mi ero trincerata per anni, perché non sopportavo quegli sguardi, la poverina, insomma, e invece, appunto, questa decisione di raccontare tutto mi ha dato l'opportunità di condividere quello che facevo, la parte brutta e la parte bella, diciamo. È difficile parlare di parte bella di una malattia, ovviamente, Certo. però sicuramente il trovarmi di fronte a questa malattia che, non, che ad oggi non ha una causa definita e non ha una soluzione, sicuramente ha tirato fuori energie di cui magari né io né, devo dire, tante altre persone con sclerosi multipla erano consapevoli magari prima. L'hai trasformata da solo una malattia, è un ostacolo in un punto, in qualche modo di forza, Sì, no? sì. Per te e per altri. Però la scherma è stata sicuramente un'altra delle attività, degli sport a cui ti sei dedicata, hai citato prima, no? Tennis e pallavolo, prima della diagnosi, poi lo scherma, però adesso tu hai un altro obiettivo, sogno sportivo, che è in un'altra disciplina, che è il nuoto. Qual è l'impresa che stai tentando di compiere? Sì. Una impresa che è faraonica, secondo me, ancor più per me, lo è per chiunque,
ovvero la qualificazione alle Paralimpiadi del 2024 a Parigi. Parigi. E, per me particolarmente faraonica perché ho già più di 50 anni e perché la mia malattia progredisce, per quanto per fortuna lentamente, però progredisce. Ma subito dopo il lockdown, io sono stata in lockdown reale 6 mesi, cioè chiusa in casa perché non ero sono immunodepressa e quindi sono ovviamente più a rischio. Sì. Dopo il lockdown ho deciso che avevo, tra l'altro, trascorso per intero allenandomi anche più del normale, mi allenavo in continuazione a casa. E ho iniziato alla fine del 2020, sì, ho ripreso il nuoto, anche quello lo avevo interrotto da 15 anni perché non mi sentivo più padrona del mio corpo e sono tornata in acqua e ho avuto la sensazione più bella del mondo perché a parte riprendere a nuotare ho ricominciato peraltro a utilizzare le gambe e ho sempre le mie difficoltà, chiaramente non sono poche, però già solo riuscire, ho fatto una vasca da 25 metri solo con le gambe, per me è stato come essere vinto già la medaglia d'oro alle Paralimpiadi. Certo. E da lì ho deciso subito, io sono un agonista e, come dire, ho difficoltà a fare lo sport fino a se stesso e quindi finito quel mese di allenamento ho cercato immediatamente una palestra, una piscina che facesse nuoto paralimpico e nel mese di ottobre ho cominciato, già dopo 6 mesi ho fatto la prima gara e ho scoperto dopo, mi ero già qualificata per i campionati italiani che ci sarebbero stati nel mese di luglio successivo. Che sono andati molto bene, perché appunto dici impresa faraonica, sicuramente c'è tantissima strada da fare, hai tante tappe, però sei partita bruciando le tappe, oserei dire, no? Perché è subito andato molto bene, insomma l'impegno mi pare che abbia dato dei risultati importanti. Sì, sono tornata da quei primi campionati italiani con 2 medaglie d'oro ed 1 d'argento. Quella d'argento peraltro dietro alla nostra punta di diamante nel nuoto paralimpico che è Ariola Trimi e invece fra le 2 medaglie d'oro ce n'è una che io ho definito speciale e che è stata quella che mi ha fatto conoscere il pubblico di LinkedIn. E sono stati 50 metri rana che io ho fatto da sola e mi piace pensare ogni volta che sono da sola, anche se preferisco misurarmi ovviamente con altre atlete, ma ogni volta che sono da sola penso che in realtà sono l'unica che nonostante tutto ha deciso di cimentarsi in quella gara. Ero da sola e per fare 50 metri ho impiegato ben 5 minuti e 24 secondi, c'era tutto il pubblico lì che aspettava che io finissi finalmente. E dicevo appunto, questa esperienza mi ha fatto conoscere il pubblico di LinkedIn perché ho raccontato nei dettagli tutto quello che vivevo, ovvero il fatto che non potendo piegare le gambe le tenevo dritte e andavano giù e quindi facevano attrito aumentando quindi così la resistenza e la difficoltà. La malattia ha colpito il lato destro, io nuotavo con un braccio e mezzo, quindi mentre nuotavo mi giravo su me stessa, mi mettevo di lato e questa cosa, e avevo tutto il tempo di pensare, di ragionare su quello che mi stava succedendo, di rimediare. Nel frattempo ogni tanto alzavo la testa, guardavo il tabellone, mi vedevo lì che andavo avanti. E poi finalmente sono arrivata alla fine e mi sono accorta del tempo, che erano più di 5 minuti, e sono scoppiata in una risata.
perché comunque ero, il tempo era particolare, probabilmente avrò fatto il record in negativo. però era arrivata alla fine. Io pensavo, ho guardato in fondo, ho visto quella vasca da 50 metri e quando mi sono tuffata ho pensato, io non ci arriverò mai. E invece piano piano, si è arrivata. Questo video ha avuto 738.000 visualizzazioni. Sì, esatto. Ci colleghiamo, infatti, al tema di LinkedIn. Stiamo parlando di un post, se non sbaglio, quello che ha avuto più di 18.000 consiglia, 1.200 esatto. commenti, quindi un post esatto. virale che magari... Per chi vuole lo metto ora qua nei commenti, così chi ci sta seguendo in diretta lo può anche andare a vedere, ma non lasciate chiaramente la finestra della diretta, mi raccomando, però ve lo potete aprire dopo in un'altra scheda. E qui arriva il motivo anche del mio invito, no? Perché sennò le persone stanno dicendo, ok, storia interessante, ma che c'entra, no? Col tema LinkedIn, visto che è un po' la cornice di questi appuntamenti. Tu hai un lavoro che non è lo sport comunque, nonostante sia molto più che un lavoro anche come impegno, però è anche un lavoro, diciamo, tradizionale. Sì. Però su LinkedIn parli della tua esperienza legata allo sport ed è proprio questo il motivo per cui abbiamo voluto fare questa chiacchierata insieme. Intanto, qual è il tuo lavoro? Così lo diciamo tutti. Io sono collaboratore amministrativo nella ASL Toscana Nord-Ovest. Quindi lavoro all'amministrazione e in sanità. Ecco, quindi niente che ha a che fare con lo sport, col coaching, con l'associazione della sclerosi multipla, proprio uno di noi, uno chiunque, insomma, da questo punto di vista. Però su LinkedIn, nonostante correttamente, visto che c'è la parte cronologica delle esperienze, tu citi la tua esperienza lavorativa, il tuo racconto e la costruzione del tuo personal brand è stato completamente orientato al tuo obiettivo sportivo, alla tua esperienza sportiva e al messaggio dello sport paralimpico, in particolare appunto legato alla tua patologia. Che cosa ti ha portato a fare quel primo video che ha fatto un po' partire tutto allora? Cioè, avevi già fatto delle cose anche forse in precedenza, però da lì è effettivamente poi nato il tutto. Ma non avevano avuto un riscontro. Alla fine poi comunque io mi ero avvicinata a LinkedIn professionalmente, un po' anche per i master fatti qui a Pisa. Quando ho cominciato a lavorare, comunque ho presentato la mia professionalità, anche se poi alla fine comunque lavoro nel pubblico, quindi c'ero, ma ripeto, non avevo quella. Poi ho scoperto, man mano, condividendo questa, appunto a partire da quel post, ho scoperto, e senza nulla togliere agli altri social, ho scoperto che preferisco comunicare tramite LinkedIn. E ho detto senza nulla togliere agli altri social perché hanno semplicemente un diverso tipo di comunicazione. LinkedIn invece, che io pensavo fosse esclusivamente una rete professionale, ho scoperto che invece è una rete anche sociale particolarmente attiva. Ho avuto modo di conoscere un'infinità di persone straordinarie che operano nel sociale e che operano attivamente, sotto tutti i punti di vista, primo fra tutti ovviamente quello dell'inclusione, dei diritti delle persone con disabilità. E quindi, ripeto, potrei fare un post di 2 pagine, un post che riempie tutti i caratteri disponibili su LinkedIn, verrebbe letto fino all'ultimo rigo. E la particolarità, appunto, il fatto che chi vede i miei post legge fino alla fine e commenta non semplicemente appunto utilizzando emoticon, ma commenta con contenuti di sostanza, diciamo. E quindi è questo che mi piace condividere. D'altro canto,
io sono entrata, utilizzo attivamente i social proprio per comunicare, nel mio caso, per alle persone inevitabilmente con sclerosi multipla, comunicare che non è impossibile, tra virgolette, fare ciò che si vuole, per comunicare il potere della mente, della determinazione. Sì. E quindi questo è quello che voglio trasmettere. È un messaggio, infatti, molto, oserei dire, universale quello che mandi, cioè va sicuramente molto direttamente alle persone che possono essere in una situazione simile alla tua, con la stessa patologia, magari anche con altre, ma in cui sono trovate, no? Magari ad abbandonare, a non credere nelle potenzialità, ma poi è molto più universale perché arriva su tutti. Guarda, proprio poco fa nei commenti, vediamo se lo ritrovo, lo metto anche in evidenza, Erika, mi dà le forze di andare avanti, ma stanno arrivando tanti commenti, insomma, molto, molto belli già da chi ci sta seguendo, perché poi in realtà è un messaggio di ispirazione che veramente si può applicare a tutti. Alcuni ricevono delle limitazioni dovute magari a delle patologie, a delle vicende della vita, altri ce li hanno semplicemente psicologicamente autoindotte alcune limitazioni, tutti ne abbiamo, sì. Io per primo. Ma tutti li abbiamo. Assolutamente, questo è un bel messaggio. E vorrei dire una cosa anche proprio legata a LinkedIn, perché secondo me il tuo esempio rappresenta proprio una spiegazione alla differenza tra quello che alcuni dicono LinkedIn è diventato come Facebook, che assolutamente non sottoscrivo, ma si sente dire, no, ogni tanto questo, e invece fa capire che la differenza è LinkedIn può essere ed è anche umano, cioè il fatto di trattare un tema che non sia quello del lavoro d'ufficio, dei temi proprio puramente professionali, non vuol dire trattare LinkedIn come fosse un social generalista e quindi come Facebook o Instagram, vuol dire portare un messaggio differente, un messaggio umano molto autentico. E aggiungerei a questo che, visto che comunque LinkedIn ha i suoi difetti, o meglio, le persone portano i loro vizi e virtù ovunque vadano e talvolta quindi anche i loro vizi su LinkedIn, oggi si leggono purtroppo e diventano spesso virali un sacco di storie strappalacrime più o meno vere, ma riportate da persone che magari fanno dei copia e incolla e non hanno nemmeno, non dico vissuto quella sfida, ma magari nemmeno toccato con mano, avuto un confronto, ma è solo un visto che la storia di difficoltà attira tanta compassione, le pubblicano, no? Purtroppo questa è una cosa che accade spesso su LinkedIn. Ecco, quando invece c'è una storia che non è di compassione, ma è di ispirazione ed è autentica, genuina, raccontata in prima persona, per me ha un valore gigantesco, molto più di, appunto, tutti questi copia e incolla senza senso. Quindi veramente un grandissimo esempio, secondo me, da portare. Sì, io dico, io racconto le mie vittorie e le mie sconfitte, perché ci sono anche le sconfitte, e ci mancherebbe, non sono Superman, non mi piace essere definito un eroe perché non lo sono, e semplicemente man mano ho imparato, quando per esempio non ho voglia di fare qualcosa, a chiedermi se non voglia farla perché non mi sento bene, o se invece che proprio non ne ho voglia. E allora, se non ho voglia, mi dico, vale, lo devi fare, perché ti sei posto un obiettivo e quindi devi andare avanti. Giusto. Allora, tornando un attimo su LinkedIn, quindi la tua attività oggi su LinkedIn è pubblicare più o meno quasi quotidianamente, o comunque più volte a settimana, tu condividi dei frammenti della tua vita da atleta paralimpica, con dal rinnovo dell'idoneità appunto agonistica, no? Forse l'ultimo post di sì, ieri, di oggi, non ricordo. Infatti, mi scuso con chi ci sente perché sono un po' in ritardo con le risposte, e a me invece piace rispondere. Ecco, e infatti proprio lì volevo arrivare, quindi la tua attività su LinkedIn è condividere, pubblicare, talvolta è un video, talvolta in cui spieghi, come dicevi, nel dettaglio anche quello che provi, altre volte è una foto che testimonia un momento positivo, una difficoltà, ma tu ti dedichi alla community, e questa è veramente una delle chiavi che secondo me anche è un insegnamento per chiunque voglia parlare di qualunque cosa su LinkedIn. Tu dai, come dire, un feedback, rispondi ai messaggi, rispondi ai commenti, entri nel merito. Questo tra l'altro è un lavoro, perché gestire 1200 commenti di quel post, raccontaci dietro le quinte.
È difficile, non c'è dubbio, però dico sempre che alla fine è un do des, cioè io sto dando qualcosa, sto comunicando le mie sensazioni e cerco di trasmettere positività, ma allo stesso tempo ne prendo tanta. La prendo da chi mi risponde incoraggiandomi, la prendo da chi mi dice, sai, guardandoti e scoprendo quello che fai, ho deciso di mettermi in gioco anch'io. E quindi io ormai dico che quando vado a fare le gare non sono da sola. Quando sono giù e ho il momento di stanchezza e dico, mamma mia, non ce la faccio più, non riesco, non arriverò alla fine. Poi ci sono innanzitutto io che mi dico, vale, non cedere. Poi c'è Max, che è mio marito, che è una persona fondamentale e determinante. E poi davvero c'è tutta la community di LinkedIn che mi dice, Valeria, non ci deludere, non ci fare pensare che non è vero quello che ci dici. E comunque quindi io arrivo sempre alla fine, anche se ho i momenti di... Io dico che quando mi prende la fatica, soprattutto quando nuoto, perché la fatica è sclerosi multipla, è molto particolare, è come se mettessi un 45 giri all'improvviso lo facessi girare a 33. Quindi sento proprio mentre nuoto questo stacco. E quello è il momento in cui penso, mamma mia, non ce la farò mai ad arrivare. E poi però mi dico, vale, devi andare avanti. E ripeto, e c'è questo dare e ricevere comunque, e nasce da qui e si evolve in base a questo, il fatto che io continui a dialogare via LinkedIn con chi... Sì, e questa è una chiave nel tuo caso, appunto, anche perché ti dà la community e tu però mantieni questo dialogo. Questo è un errore che spesso si fa anche da chi ha finalità completamente diverse, è quello di andare a un'unica via, anche perché già produrre il contenuto richiede sforzo, richiede tempo, sforzo emotivo, tempo, tecnicismi, e tenere aperta anche l'altra via, cioè quella del ricevere, del rispondere, richiede proprio una volontà di esserci, e appunto tu lo fai bene, infatti ti dà riscontro, e questo è un insegnamento per tutti, appunto, di ricordarsi che d'altra parte c'è la community che in questo momento anche qua durante la live ti sta sostenendo, perché sono un sacco di commenti su, diciamo, di incoraggiamento e di sostegno, insomma, che stanno arrivando persone che già più o meno ti conoscevano, ti seguivano, e che infatti sono qua a fare il tifo anche in questo momento. E li ringrazio tutti. E ringrazio anch'io. Quelli che mi ricordo, quelli che conosco, quelli che magari sono delle new entries. Grazie. E che ne arriveranno altre magari da oggi, anche perché siamo qua in diretta, poi resta la registrazione, andrà anche su YouTube, faremo una puntata del podcast, quindi questa chiacchierata la faremo girare, e fra poco, andando in chiusura, tra l'altro lanciamo anche un messaggio su come fare a sostenere il tuo sogno e il messaggio, al di là chiaramente del tuo sogno personale che tu stai dando, sì. Ma lo diciamo in chiusura. Ho ancora una domanda, un paio di domande che riguardano LinkedIn. Allora, uno è, sembra che abbiamo disegnato un quadro un po' roseo, no? Cioè, fatica sì, ma sempre tutto positivo, bei riscontri. Ti è mai capitato invece... Non l'avevamo concordata questa domanda, ma improvviso. ti è mai capitato invece di avere magari dei commenti, delle osservazioni non positive, che magari sono state un po' fastidiose, o che hanno magari messo in discussione l'autenticità, o che hanno detto che non era il luogo giusto per condividere quello che stai facendo? Hai mai avuto dei riscontri negativi? Se l'avessimo concordato avrei controllato prima, ma mi pare di no. Ok, ti saresti ricordata? Mi sarei ricordata. Ho una vaga memoria di qualche commento che non mi ha entusiasmato, però non tendo comunque istintivamente a spazzare tutto quello che mi trasmette negatività. Ecco. Certo. No, è una bella... Scusa, non ci siamo appunto messi d'accordo, però volevo chiederlo perché sennò sembra che sia tutto bello per forza. Però è vero, allora, da una parte
anche su LinkedIn può accadere. Come dicevo poco fa, le persone si portano il loro bagaglio e il loro modo di fare ovunque vadano, però è un ambiente, senza nulla togliere agli altri, ma è un ambiente dove il livello della conversazione è tipicamente un pochettino più approfondito, giustificato, un pochettino più elevato, e tu ce lo stai confermando, insomma. Tra l'altro ci sono un paio di commenti più approfondito, ecco. Sì, vediamo se riesco a recuperarli, un paio di commenti o domande, insomma. Beh, questa è più un'osservazione, Monica, la realtà emotiva è parte della vita che riguarda il lavoro su se stessi, chiaramente, quindi quando condividiamo, no, la parte emotiva, condividiamo in generale il lavoro su noi stessi. Qui invece appare come LinkedIn user, ma adesso recuperiamo il nome, un aiuto educativo per molti, tra cui tanti atleti che hanno appreso poco dalla vita, ancora renati in concetti di vittoria e sconfitta, dimenticando la preziosità del cammino costantemente condiviso da tutti. Quindi l'importanza, no, non solo di vincere, quello che dicevi, ma proprio del percorso. Luca M ha fatto questo commento. C'era una domanda, vediamo se riesco a recuperarla, che era interessante, ma adesso qua mi è sparita, ma la vado a recuperare. No, non la vedo, te la leggo allora, scusa, ma in diretta chiaramente le domande. Allora, cosa senti di dire alle persone con disabilità che provano una forte rabbia al peggioramento della patologia e allontanano gli altri per questo motivo? Credo che sia una domanda fatta proprio in contrapposizione a quanto tu invece, unendoti agli altri, dialogando con gli altri, no, riesci a generare un'onda positiva per te e per gli altri, e invece molti non riescono a reggere questo confronto e addirittura allontanano quando hanno una patologia, soprattutto in aggravamento. Allora, io sicuramente ho vissuto questo periodo. Subito dopo la diagnosi, ricordo di essere andata in ospedale e la paura mi faceva stare lontano dalle persone in carrozzina, perché in quel momento, tra l'altro parliamo del 93, quindi comunque allora si sapeva pochissimo di questa malattia. Oggi si sa qualcosa in più, anche se ancora, come dicevo, siamo lontani dalla soluzione, ma allora nel 93 davvero quasi si brancolava nel buio. Ed io ho avuto all'inizio appunto questa reazione di rabbia e di allontanamento. Però poi con il passare del tempo impari a convivere con la malattia. E la malattia è un'altra te, non, voglio dire, non è che cerchi di trasformarla, perché voglio dire, è come sbattere in un muro, l'unica soluzione è imparare a convivere. Allora, io faccio sempre un esempio che non ha niente a che fare con la sclerosi multipla, faccio sempre l'esempio di Alex Zanardi, che per me è il mentore in assoluto. È quello che, quando è rimasto senza gambe dopo l'incidente in Germania, anziché disperarsi per essere rimasto senza gambe, ha pensato cosa avrebbe potuto fare con quello che gli era rimasto, e lo ha fatto, ed è andato alle Paralimpiadi e le ha vinte. Certo. Poi diciamo, quello è un di più, il fatto che sia arrivato alle Paralimpiadi e che abbia vinto. Intanto quello che conta è quello comunque di cercare di sfruttare al massimo, in senso positivo, quello che si ha. Io tante cose non riesco più a farle, mi sento strafelice se riesco a fare una cosa che magari per gli altri è normalissima, e quindi cerco di trarre il massimo beneficio da questo, dal fatto che quello che pensavo non fosse più possibile, invece mi accorgo che se voglio, in qualche modo riesco a farlo. E quindi dalla rabbia e dalla chiusura si passa poi invece all'atteggiamento opposto, che è quello di
apertura nei confronti degli altri. Mm. È un percorso, ognuno ha sicuramente dei tempi diversi, no? Delle fasi diverse, però questo certo. È la via, sicuramente. LinkedIn ti sta dando diversi riscontri, oltre a quelli che hai già citato, anche proprio dell'energia che ti arriva e di avere una, qualche modo, una community a cui, in senso buono, rendere conto, no? Perché sai che è lì che ti applaudi e sai a cui devi in qualche modo anche dare l'averci provato fino in fondo. Ti sta dando anche dei contatti e dei feedback importanti, che magari, non so se vuoi citare qualcuno, e in mezzo a questo c'è anche però un aspetto concreto che anche oggi vogliamo sostenere. Tu stai facendo anche una campagna di crowdfunding per sostenere sia la tua avventura Parigi 2024, sia in generale l'associazione, l'AISM, che dà un supporto sì. a tanti altri malati di sclerosi multipla. Quindi sì. parliamo un po' dei riscontri di LinkedIn di questa campagna. Allora, io innanzitutto ho attivato appunto questa campagna di raccolta fondi il 3 aprile e chi conosce il mondo dello sport, ma chiunque in realtà, capisce da sé che se ci si pone un obiettivo così elevato, naturalmente i costi sono altrettanto elevati. Quindi io dico, io da parte mia metto tutto l'impegno possibile e perché quello è quello che spetta a me. Dopodiché chiedo a tutti un sostegno, ho attivato una campagna di raccolta fondi che si chiama 100 per Valeria, obiettivo Parigi 2024, e il 100 è il numero minimo, come dico sempre, di donatori che mi aspetto, in cui spero, per portare avanti questo mio sogno. Perché l'attività sportiva a questi livelli richiede palestra, piscina, nutrizionista, psicologo dello sport e tutto quello che è necessario per mantenere una condizione ottimale, cosa che poi peraltro si ripercuote anche sulla malattia stessa. E proprio dalle persone che mi seguono su LinkedIn sto avendo grande riscontro e per questo ringrazio tutti. E tra l'altro, cosa importantissima, cui appunto avevi fatto cenno tu, una parte del ricavato di queste donazioni andrà all'AISM, all'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, proprio per finanziare la ricerca. E, tra l'altro, aggiungo una piccola cosa a proposito di AISM. Sarò per la seconda volta testimonial, fra altri, insieme ad altri, di un altro evento legato ad AISM, che si chiama All in Party, e che si terrà a Pescara dal 15 al 17 luglio. Ed è un evento, appunto, ripeto, legato direttamente ad AISM, perché anche lì si parla di sport, ma sport per tutti, e quindi all'inclusione a tutto tondo, a 360 gradi. Ed è una... Ripeto, il ruolo di AISM nella nostra vita è fondamentale. Certo, quindi insomma, ancora complimenti a te che oltre alla raccolta fondi che ti serve per sostenere il tuo percorso, una parte sì, di questa la rigiri alla comunità di chi può trovarsi in una situazione simile alla tua. Ho messo nei commenti link alla pagina della campagna, quindi lo trovate sì. nei commenti, l'ho rimesso qua in sovraimpressione, sì. ma se andate a vedere il profilo di Valeria, che chiaramente mi auguro già tutti quelli che stanno seguendo seguano su LinkedIn, comunque trovate anche il link in evidenza nella parte alta del profilo e quindi potete andare a insomma vedere la campagna per chi vuole fare una donazione. Io personalmente l'ho fatto subito perché ritengo sia molto importante questo sostegno appunto per te e per AISM, e quindi insomma e aggiungerei che... mi permetto di dirlo comunque dico sempre che questa mia campagna sostiene me, sostiene AISM,
ma è anche un modo per trasmettere anche in questo caso un messaggio positivo, cioè sempre appunto per chi si chiude in se stesso, per chi pensa di non potercela fare, e invece comunque sia, io dico che bisogna sempre provare, perché se non si prova si è già sconfitti in partenza. Quindi intanto mettere il massimo dell'impegno, provare e essere pronti al fallimento, perché può starci. Ma l'importante è, come dire, sapere che si è dato il massimo, comunque. Certo, sì, come dicevi prima, non è solo vincere, ma è completare, forse anche in 5 minuti e non ricordo quanti secondi una vasca, però era arrivare fino in fondo. Esatto. No? Da lì, diciamo, circolarmente chiudiamo, diciamo, la nostra chiacchierata ricordando quel punto. Guarda, io mi porto a casa 2 o 3 insegnamenti da questa chiacchierata che noi ci eravamo parlati prima, già mi erano chiari, ma oggi sono ancora più forti. Da una parte il messaggio appunto universale, che potrebbe andare anche attraverso qualunque altro canale oltre LinkedIn, che abbiamo appena detto, dello sfidare i propri limiti, di non farsi limitare da una malattia, di mettersi in gioco per il fatto di mettersi in gioco e non solo per vincere. E dall'altra invece un insegnamento che riguarda LinkedIn, come dicevamo, capire che mostrare dei messaggi anche diversi dal proprio ruolo professionale, ma che sono genuini, autentici, di ispirazione, è proprio quello che significa portare anche l'umanità su LinkedIn, che non vuol dire farlo diventare Facebook. Secondo me questo oggi è un punto molto importante, e per farlo però bisogna avere le due vie, quindi dire le cose, mostrare, ma essere pronti al feedback della community. Aggiungo e invito tutti a continuare a seguirmi e a sostenermi, e ringrazio tutti, ringrazio te, ringrazio tutti quelli che mi seguono e che spero mi seguiranno, a cui spero di mandare un bel messaggio. Sì, senza il spero, lo mandi, qui non c'è condizionale. Grazie davvero, grazie del tempo che hai dedicato in questo momento, spero appunto che sia stato anche piacevole oltre che utile, grazie ancora per quello che fai, in bocca al lupo per la tua impresa a Parigi 2024, io continuo a seguirti e sostenerti e insomma tienici aggiornati, non farti perdere troppo dall'impegno degli allenamenti, continua a pubblicare su LinkedIn. I campionati saranno l'8 luglio e quindi mi aspettano 3 settimane toste, più toste del solito. Allora seguiremo i tuoi allenamenti tramite i post LinkedIn. Certo. Valeria, grazie mille ancora, buona serata e veramente grazie tanto.